Buongiorno, buongiorno, bentornate in un nuovo video. Stamattina lo inizio dalla mia macchinina. Come avete visto, ho appena portato fuori Joy e l'ho pulito tutto. Sono nel frattempo andata anche a svuotare tutti i bidoni. Avevo l'umido, la plastica, la carta, il secco. Insomma, ho fatto un paio di giri, così sono a posto per quanto riguarda appunto la pulizia dei bidoni. Allora, se mi sentite con la voce un po' così è perché da 2-3 giorni ho questo abbassamento di voce. Non ho mal di gola, però comunque ho questo abbassamento di voce. Molto felice mio marito, però io riesco a parlare lo stesso. Allora, prima di tutto vi volevo ringraziare perché mi avete fatto un mondo di complimenti per quanto riguarda le schiariture. Faccio fatica. Vi dico la verità, ieri stavo andando da Tigotà a prendere il colore per coprirmele e poi sono tornata indietro, ho detto no, devo rispettare i soldi che ho speso. Per carità, sono molto belle, però io questo stacco, queste cose qui mi danno fastidio perché le vedo molto finte. È vero però che mi danno tanta luce e quindi ho detto dai, aspetto ancora un po'. Poi eventualmente verso dicembre torno dal parrucchiere e vediamo un attimino cosa fare. Naturalmente non li taglio più, io pensavo di farmeli allungare un pochettino perché così li vedo troppo corti, anche se vi dico, cioè sono quasi 2 settimane, un pochino mi sembrano cresciuti, ma avendo un viso molto tondo preferisco qualcosa di un po' più lungo. Comodissimi perché io riesco anche a fare la coda quando sono a lavoro e diciamo che mi piacciono. Lo so, sembro scema, signore, la capisco, perché sto parlando da solo con un telefono, il signore mi guardava. Allora, adesso sto andando da Eurospin, sono le 9:20, io devo andare a lavorare nel primo pomeriggio fino a stasera, domani sono a casa, domani mi dedico completamente alla mia casa, però stamattina voglio andare appunto da Eurospin perché devo prendere 2 cose. In più, tantissime di voi mi avete scritto: Sabri, siccome io voglio addobbare l'albero con l'omino di pan di zenzero, tutto ciò che è omino di pan di zenzero e via dicendo, alcune di voi mi avete scritto: Sabri, vai da Eurospin perché ci sono un sacco di offerte. Ma questo già qualche giorno fa, quindi ho paura di non trovare nulla, però vado, devo comunque prendere 2 cose, se le trovo bene, poi se non li trovo, amen. Anche perché questo weekend, penso sabato, io e mia figlia inizieremo a fare l'albero, così ce lo troviamo fatto. Allora, io vado, poi vi voglio far vedere una cosa che ho cambiato in cucina, poi vi spiegherò bene anche il perché, però nel frattempo vado, altrimenti faccio tardi. Tornata a casa. Allora, sono andata da Eurospin, ho fatto un po' di acquisti e ho trovato quelle cose che cercavo, che tante di voi appunto mi hanno soprattutto su Instagram fatto presente, e le ho trovate, vi dirò, neanche poco, 4 euro, 3,99 l'una. È vero anche che comunque sono cose che durano nel tempo, diciamo che, come vi ho detto tante volte, io gli anni passati non avevo più questa grande voglia di addobbare, un po' per quello che è successo a Tommy. Io non sono una persona che riesco a festeggiare anche se il mio cuore era distrutto, perché non è nel mio essere, perché anche se comunque era un animale, era comunque un essere vivente. Io, per quanto avessi voluto magari far finta di niente, comunque era una sofferenza che noi abbiamo paragonato alla sofferenza di una perdita di un elemento comunque importante nella nostra famiglia. Per carità, non si può paragonare alla perdita di un parente, questo mai, però per chi ama tanto gli animali come li amo io, il rispetto per quanto riguarda la morte di Tommy io gliel'ho voluta dare, e anche perché non ce la facevo, ragazze, non ce la facevo, non riuscivo a vedere in giro per casa a Dobby quando in quel momento lì tutti noi stavamo soffrendo. Ma non è stata una decisione solamente mia, venne presa anche da mio marito, mia figlia, anche lei è molto sensibile in questo lato qui, e quindi abbiamo preferito comunque sì festeggiare, perché tanto
Natale lo festeggi comunque in famiglia e dopo però comunque ognuno vive i propri lutti come meglio crede, per carità, questa è stata la nostra volontà, un po' tutto quello che è stata la mia vita precedenza, anche fatti legati al web, e questo invece è il primo anno che mi sento abbastanza tranquilla. Io ho proprio voglia di addobbare e quindi ho preso queste cose che sicuramente col tempo sfrutteremo anche nei prossimi anni e basta. Qualche settimana fa abbiamo preso anche l'albero di Natale, non ve l'ho fatto vedere perché è ancora chiuso, è molto bello, l'abbiamo preso all'Ipercop, quindi penso dunque oggi siamo al 22 di novembre, credo che l'abbiamo preso all'inizio di novembre, ecco. È molto bello e ce l'abbiamo di sotto, ripeto, devo comunque tirarlo su perché questo weekend lo monteremo e poi vi farò vedere. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da Eurospin. Eccomi qua, ragazze. Poi scusate il sottofondo se c'è il telegiornale, ma da quando è successo tutto quello che è successo a Giulia e non solo Giulia. Allora, ho preso una bella busta di mandarini in offerta a 1,70 euro, i clementini, quindi dovrebbero essere senza semi. Poi ho preso questa verza cotta al forno, non so, appena l'ho vista mi è venuta una gran voglia e quindi magari stasera la mangio anche perché scade il 30 di novembre. Poi ho preso dei panini al latte freschi proprio perché nell'Eurospin dove vado io c'è anche banco gastronomia e che racchiude tutto, affettati e anche panificio, pizza e quant'altro, quindi ho preso questi. Poi ho preso dei panini per me decongelati che voglio mangiare. Uno stasera e uno domani mattina a colazione, sono piccolini, quindi li ho presi per me. E poi ho preso questo ammorbidente. A me piacciono tantissimo gli ammorbidenti della Dexal. Per chi mi segue da tempo sa che il mio preferito è quello arancione alla vaniglia, ma non c'era, l'unico che c'era era questo qui a 1 euro e qualcosa, 1,79 euro. È aumentato. Io ho notato che anche da Eurospin i prezzi sono aumentati perché mi ricordo che lo pagavo 99 centesimi ai tempi, ma io raramente vado da Eurospin. Però ho preso lui e lo voglio provare perché a molte cose non le metto in asciugatrice, le metto fuori e quindi vado a utilizzare per quelle cose lì l'ammorbidente. Altrimenti, per le cose che metto in asciugatrice, sto utilizzando, vi faccio vedere. Questi qui di coccolino, scusate, coccolatemi. Io li ho da tantissimo tempo, questi qui, infatti alcuni sono finiti. Questi qui che io avevo preso alla Lidl, li trovo spessissimo da loro, anche in offerta. Glicine del Giappone e Argan, mi piacciono molto. E poi uno degli ultimi, che anche questo quasi terminato, ce l'ho da tantissimo, l'originale igienizzante, l'avevo trovato sempre alla Lidl in offerta. Poi invece le cose che ho preso per quanto riguarda l'albero di Natale sono questi qui. Ce n'erano di tanti tipi, però ho preso questi perché sono quelli che mi interessavano di più. Allora, prima di tutto le caramelle, le ho pagate 3,99 euro, ne ho prese solo 4, mi sono pentita un po', però basta e avanzano, anche perché di questi qui, che si chiamano, non mi ricordo mai, i Candy Decori, Candy Candy, mi fa ricordare Candy Candy, ne ho presi due. Eccoli qua, all'interno ce ne sono 4, quindi sono 8, sono abbastanza grandini, quindi secondo me riescono a riempire bene l'albero, anche se è abbastanza alto. Alla fine non abbiamo preso quello da 2,10 m, avevamo paura, scusate, che fuori non, cioè, ci stava, però era troppo grande, abbiamo preso quello da 1,80 m, anche perché è costato parecchio, l'abbiamo trovato in offerta, l'abbiamo pagato 119 euro, mi sembra, e quindi abbiamo preso quello. Allora, ragazzi, adesso sistemo queste cose qui e poi vi faccio vedere il cambiamento che ho fatto sul top. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima, adesso vi faccio vedere che cosa ho cambiato sul top, ma diciamo la parte che riguarda il lavandino. Vi ricordate che io ho preso questi due dispenser da Temu, è stata una collaborazione, io non mi nascondo mai, e li avevo scelti bianchi, però tanti di voi mi avete scritto su Instagram e sapete che io vi ascolto, non sempre, però questa volta qui avete avuto ragione. Quando avete ragione, avete ragione. E quindi vi faccio vedere che cosa ho ordinato su Amazon con gli sconti del Black Friday. Vi dico la verità, sono fatti molto molto meglio rispetto a quelli che avevo prima, perché sono in vetro, gli altri invece erano in plastica.
Ed ecco qua ragazze, ho preso i due dispenser, uno per il sapone per le mani, l'altro per il detersivo per i piatti. Neri, allora, se vi interessa, ricordatevelo, eventualmente mi dimentico di lasciarvi il link per quanto riguarda diciamo, l'acquisto su Amazon. Arrivano proprio così come sono, anche con l'appoggia dispenser, così in legno. Sinceramente a me piacciono molto di più rispetto agli altri, perché appunto si abbinano al contesto dei colori della mia cucina. Vi dicevo, questi qui sono in vetro, non sono in plastica. Gli altri io li ho, naturalmente li ho conservati, ogni tanto li cambio, altrimenti posso fare uno nero, uno bianco, per carità, però credo che opterò per mantenere sempre il nero e a me piace molto. Poi qui ragazzi vi faccio vedere la bottiglia che ho acquistato l'altro giorno da non mi ricorderò mai il nome di quel negozio, non me lo ricorderò mai. Comunque uno degli ultimi video che ho pubblicato inizia con la S, ma non me lo ricorderò mai. E qui ho messo appunto l'appoggia posate natalizio e mi piace moltissimo, davvero. Poi anche la bottiglia è molto comoda e secondo me sta bene con questo stile un po' rustico. Allora, il mobiliere finalmente ci ha chiamato che i teli sono pronti, non vedo l'ora perché il mio divano è, si può dire, tappezzato. Poi quelle cose lì devo andare a sistemarle perché sicuramente. Buongiorno. Buongiornissimo, buongiornissimo. Dicevo, queste cose qui le devo andare a sistemare in cantina perché poi con il tempo andrò a sistemare anche quel mobile lì. Volevo togliere tutto e mettere solamente qui o un vaso alto o una lampada, non lo so, e poi qualcosina di basso lì, ma una cosa sola. Proprio voglio sistemare tutto e adesso vi faccio vedere invece il tavolino come l'ho sistemato, ma credo di avervelo fatto vedere. Però non vi ho fatto vedere con diciamo, le luci accese. Ecco ragazze, la luce, allora già si accendevano, perché erano già comprese di batterie, di pile, vabbè. Comunque lei l'ho accesa adesso e invece per quanto riguarda questa lampadina, basta spingere qui e si accende. No, vabbè, guardate che bella. Guardate che bella, stupenda questa zona qui. Volevo però cercare di sistemarla meglio. Tanto da quello che ho capito, il tavolinetto arriverà qui da metà di dicembre e voglio sistemarlo. Poi quando sarà terminato il Natale, terrò solamente questo vaso e magari credo un centro tavolino, adesso vedo, ma sarà tutto molto, molto semplice. La mia sala sarà molto, molto semplice, con pochissime cose. E ve le volevo far vedere accese. Sono molto carine. Adesso con la luce del giorno non rendono, ma di sera sono bellissime. Ho fatto un post l'altro giorno su Instagram e in tantissime mi avete fatto complimenti per questo angolino. Domani sistemerò lui. La pianta ancora non l'ho trovata, vedete, lì voglio proprio andare a sistemare. Non vedo l'ora di togliere questa parte qui e renderla tutta bianca in modo da alleggerire ancora di più la sala perché la sto vedendo davvero molto, molto pesante. Sono cambiata con il tempo, preferisco colori tenui, legno, colori tenui. Nel frattempo ho messo su anche l'asciugatrice, poi ragazzi volevo dirvi che sto prendendo questo qui a spigola, sapete che mi trovo bene, mi aiuta tanto, adesso magari me ne prendo un'altra. Allora, a mezzogiorno so cosa mangiare, stasera invece voglio preparare, vabbè, quella verza che ho preso e in più questi qui, che ho preso l'altro giorno al Conad, sono dei burger con peperoni e basilico. Faccio questi qui, ma sicuramente li cuocio stasera, altrimenti
si seccano troppo adesso. E invece a mia figlia e a mio marito gli faccio le falafel che loro adorano. Però queste magari le metto già a fare in friggitrice, questi qui. Poi domani sono a casa. Sono a casa e forse ve l'ho già detto, non lo so, perché io mi confondo tra Instagram e qui mi confondo sempre. Quindi voglio proprio sistemarmi la casa, pulirla bene. Ieri ho anche pulito sotto il lavandino, perché non so da voi, ma da me si sporca di continuo. Tanto scusate se c'è buio, io non sono una persona che ama girare i video al buio, però sta piovendo e questa è la mia luce e va bene anche così. Potrei accendere anche qui. Forse va meglio. Allora, adesso vado a mettere uno di questi fogli. Mi sto trovando benissimo, ne ho un altro di scorta. Li prendo al Conad. Ce ne sono dentro 25, vengono 2 euro e qualcosa. Sono ovali, vabbè, la mia friggitrice è rettangolare, però ci sta bene. Vedete, così. Sono appunto forellati, non riesco a trovarli rettangolari, ma ripeto, vado molto bene così. Queste qui sono le falafel che io prendo sempre al Conad e poi vicino faccio l'insalata mista perché mia figlia non ama niente, nessun tipo di verdura. Speravo che crescendo tornasse a mangiarle, perché da piccola io gliele facevo sempre, ma adesso si vede che ha avuto lo schifo, perché tra me e mia mamma le facevamo sempre tantissime verdure. Io le faccio una bella insalata mista, lei adora i pomodori. Una volta mangiava un sacco di peperoni, adesso li mangia ma passati, e quindi spesso le faccio la pasta con i peperoni appunto passati. E zucchine non le piacciono, le melanzane non le piacciono, non le piace niente. Qui c'è il mio patatino che è tornato a mangiare tantissimo, ma tanto davvero, ragazze, non ci sto dietro, non ci sto dietro, meglio così. Secondo me quest'estate è perché aveva proprio tanto caldo. Allora, tanti di voi mi avete scritto: Sabri, farai vlogmas? Non credo, ragazze, lo sapete che io non li ho mai fatti, perché io comunque lavoro. Se devo farvi dei video così buttati là, non sto a farveli. Se ve li devo girare la mattina presto o la sera tardi, che sono i momenti in cui riesco a girarli, per quanto riguarda il mese di dicembre, perché lavoreremo abbastanza, non ve li sto a fare io, ripeto, girarveli al buio non mi piace. E credo di no. Quando riuscirò magari ve ne metto 3-4 alla settimana, altrimenti vado avanti per 2. Tanto bene o male tantissime colleghe riusciranno a tenervi compagnia giorno per giorno, è una cosa che adoro anch'io, mi piace guardarle, anzi sono davvero molto brave, perché tante lavorano e davvero non so come fanno, però io ho anche dei genitori anziani, mi piace poi ultimamente, avete visto, curare tanto la mia famiglia, e quindi preferisco quel tempo lì cercare di gestirlo tra la mia famiglia e voi, però non riesco proprio tutti i giorni. Invece per quanto riguarda, ripeto, altri video, sarete pienissime, e insieme a voi guarderò i video delle altre mie colleghe che riusciranno a tenervi compagnia tutti i giorni, e sono molto molto brave, davvero davvero molto brave, e sono certa che ci terranno compagnia, cioè che saremo in ottima compagnia e ci porteranno a Natale. Quindi perdonatemi, ma non ce l'ho mai fatta e credo di non riuscire a farcela nemmeno quest'anno. Oddio, ci sono stati degli anni che riuscivo a pubblicare tutti i giorni, ma non era nel periodo di Natale, era nel periodo, mi sembra, vabbè, a parte il Covid, però era un periodo, mi sembra ottobre-novembre, dove ero un po' più libera, ma in questo ultimo periodo, poi nel mese di dicembre, a partire dagli inizi di dicembre, come vi ho detto già in altri video, avremo amici, parenti, quasi tutti i weekend, e devo stare dietro a loro con tanto piacere. Ho finito di pranzare, ragazze, nel frattempo però ho fatto anche il cura lavatrice. Dunque ieri, questo qui lo faccio quasi tutte le settimane, ho tolto il cassetto della lavatrice, vedete,
Questo qui l'ho proprio tolto, io lo tolgo, lo metto sotto al rubinetto con acqua calda e un po' di sgrassatore e lo pulisco, lo faccio asciugare bene bene, questo quasi tutte le settimane. Però era da un bel po' che non facevo il cura lavatrice e qui c'è un bimbo che mi ascolta in tutto ma vuole uscire. E l'altro giorno, forse l'avete visto in uno svuota la spesa, ho preso, bidichino, ho preso lui, questo qui della spuma di champagne, semplicissimo, basta versarne un pochino in una spugna e pulire tutto, lo blò tutto quanto dentro. Adesso questo qui l'avevo appena pulito, non sono stata a pulirlo, altrimenti potete pulire anche lui. E ho pulito lo blò e il restante basta versarlo nella vaschetta. Io vi dico la verità, ne butto un po' dappertutto. E qui dice che si può fare un lavaggio anche a 40 gradi, ma io preferisco farlo a 60 gradi. Questo qui è anche un igienizzante, rimuove i cattivi odori, extra profumo ed extra freschezza, infatti è molto profumato. Rimuove sporco e residui di detersivo, rimuove il calcare, pulisce le parti interne, filtri e tubature, migliora la prestazione della lavatrice, efficace anche a bassa temperatura, attiva anche nei cicli brevi. E quindi lo provo perché sono anche cinese. Allora, nel frattempo prendo la cuccia di Joy perché sono certa che lui ci vuole andare dentro. Ieri sera abbiamo acceso il termosifone, ragazze, perché ieri pomeriggio è venuto il tecnico. Sapete che quando si installa una caldaia, come abbiamo fatto noi, deve venire poi il tecnico a verificare che sia tutto a posto, tutto a norma. Pronto? Pronto? Ale, che bella questa cuccia! Anche se è un po' vecchiotta, bisognerebbe che ne compriamo un'altra. Quindi è venuto il tecnico, ha verificato tutto, ha guardato le valvole, ha guardato la caldaia e infatti si vede che hanno guardato la caldaia. Ieri avevamo appena imbiancato. Devo provare con la spugnetta magica, altrimenti mio marito ha detto questo weekend fa qualche ritocco perché io odio vedere i muri sporchi, segnati. È andato tutto a posto, ci ha dato la certificazione e quindi ieri abbiamo acceso. Abbiamo preferito aspettare appunto il tecnico per nostra sicurezza. Poi vi dirò, fino all'altro giorno c'erano 19 gradi e si stava bene, ma oggi c'è un freddo da ieri che fa un freddo, per fortuna che è venuto appunto ieri pomeriggio. Allora, io adesso prendo un caffè, mi sono decisa da ieri di tornare a bere 1/2 caffè al giorno, perché infatti se vedete stamattina ho bevuto l'orzo, mi sono fatto il cappuccino, perché ho notato che se esagero con i caffè mi viene mal di pancia. Lui che va dappertutto con quella cuccia, mi viene mal di pancia e mi capita sempre quando devo andare a lavorare, mi viene un nervoso e quindi ho detto basta, sicuramente è il caffè e quindi ne prendo, oggi ne prendo uno, brava, questo qui, il mio cortado, ne prendo solo uno perché voglio appunto limitarmi. E poi ragazze, da quando abbiamo cambiato il top io sono rinata, cioè questo top è qualcosa di straordinario perché davvero basta passare uno straccetto senza, io vi dico che non sto utilizzando neanche i detersivi, utilizzo solamente una volta al giorno il disinfettante con il Napisan, poi del resto passo solamente lei con l'acqua calda e questo top viene, cioè io mi ricordo che con il nero diventavo scema, diventavo scema, mi vedeva il calcare, si vedeva sempre questa patina bianca, infatti non ce la facevo più, mi sembrava sempre sporco, invece io con questo sono rinata. Allora, questo è un top in legno laminato, ma il materiale è un legno marino, forse ve l'ho detto, magari se qualcuno me lo chiede, è proprio un legno marino, questo può stare sotto l'acqua, non si gonfia, si può fare l'acqua qualunque, ovviamente bisogna cercare di tenerlo bene, almeno a me piace tenerlo così, ed è laminato perché comunque io ho scelto questo tipo di colore ed è stato posato sopra. Mi piace tanto, avevo paura che fosse pesante, invece è stupendo. Naturalmente la sala non la faremo, cioè non la farò
il legno, perché per quanto sia, dopo ho paura che diventi troppo pesante. Alcune di voi mi avete chiesto come sarà il bagno, se lo farà in legno? No, no, ragazzi, non lo farò in legno, perché anche lì avevo paura che mi stancasse e vi dico la verità, siamo ancora un po' indecisi su. Non, abbiamo scelto due tipi di pavimentazione, di rivestimenti. Uno siamo decisi e l'altro un po' di meno. E ho paura che cambieremo ancora. Vabbè, se non sarà a gennaio, sarà a febbraio, lo stesso. Poi può darsi che magari arrivi materiale, arrivi a gennaio. Tanto il nostro idraulico ha detto che fino a fine anno sono strapieni, forse anche per i bonus. Poi da inizio dell'anno prossimo hanno sempre po', un buco ce lo trovano. Però dobbiamo proprio decidere bene perché è il bagno per tutta la vita. Poi non si sa mai, magari un giorno cambieremo casa, un'altra cosa. Però è il nostro bagno. Allora, caffettino, meglio, e dopo ci salutiamo. Allora ragazzi, io adesso mi sistemo, c'è già che quando io sono dentro al bagno mi dolore di cambiare la porta solo per quel rumore lì. Finisco di sistemarmi perché tra un po' devo andare a lavoro, ma voglio prima di tutto portare di nuovo fuori Joy, così dopo lo riporto stasera quando torno a casa. Sapete che per me la passeggiata con Joy non può mai mancare. E io vi saluto con questo maglione stupendo, forse ve lo ricordate dall'anno scorso che ho preso da Flair, ce l'ho così, è anche nero. Sono stati gli acquisti migliori, li ho lavati, rilavati e è sempre stato lì. Mi sembra che adesso da Flair ci sono anche gli sconti del 50, che se ne trovo degli altri perché sono molto caldi, vabbè, non sono molto lunghi, però mi piacciono tantissimo. Allora, adesso mi do una piccola truccatina. E poi scappo al lavoro. È stato un video stupidissimo, però mi avete tenuto tanta compagnia, ma davvero, davvero tanto. Vi ho fatto vedere quelle piccole modifiche, poi ne arriveranno delle altre. Non vedo l'ora che arrivi la quarta sedia, non vedo l'ora che arrivi il tavolinetto, non vedo l'ora di sistemare la mia sala, ma soprattutto non vedo l'ora di sistemare lui, che sarà completamente diverso, ragazze, completamente diverso, ovvio. L'oblò che io adoro rimarrà lì. Io quando ho visto questo appartamento, la prima cosa di cui mi sono innamorata, vabbè, il mio terrazzo. Cioè, io il mio terrazzo non lo cambierei con niente al mondo. Per me è un altro appartamento perché comunque noi anche d'inverno riusciamo ad utilizzarlo, avendolo così chiuso con le tende, poi con la stufetta che si riscalda tantissimo, credetemi. Forse ve lo ricordate che ho girato anche il video quando abbiamo festeggiato il Natale lì fuori, quindi è vero, tutti avevano un caldo incredibile. E poi per lui, allora in questo condominio l'oblò c'è dappertutto, c'è in tutti gli appartamenti, però cambia, a noi è nel bagno, altri ho visto che è in cucina, anche molto carino in cucina, poi insieme alle porte a finestre, cioè è un condominio per me bellissimo e vi dirò che è del 2008, quindi non è neanche molto non è giovane come condominio, però io quando vidi lui ho detto no. La botta, l'oblò è stupendo, quindi ovvio che deve rimanere lì e mai lo cambierei, però il bagno sarà completamente differente. Non vedo l'ora, rimarremo qui, come vi ho detto, sicuramente qualcuno me lo chiederà, perché comunque durante il giorno riusciamo ad arrangiarci dai miei suoceri, oppure vabbè, in palestra per mio fratello, sì, mio fratello, mio marito e mia figlia, io al lavoro, che abbiamo comunque bagni con la doccia, e poi naturalmente dormiremo qui, e la cosa bella è che l'idraulico ci rimetterà lui tutte le sere. I sanitari li cambieremo completamente tutto. Voi direte sono nuovi, sì è vero, ma li prenderemo un po' più piccoli proprio per avere più spazio, perché il nostro bagno è un buco, e quindi rimpiccioleremo un pochino i sanitari, allargheremo la doccia, cambieremo tutto, tutto. E niente, anche lui verrà sostituito perché è tutto arrugginito. Okay. Ragazze, basta, basta, basta le ciance, noi ci vediamo. Mi metto qui davanti alle luci così mi lifta e copriamo tutte le mie rughe, perché sempre non manca una volta che uno non mi dica che sono vecchia, che è inutile che mi faccia le schiariture perché io ho i capelli
Bianco cenere, no, mi dispiace per te, come ti ho risposto. Io ho questa grande fortuna, l'unica che ho nella vita, visto che comunque sono bassa, non sono bella, non ho le. Ma che ci interessa? Però l'unica fortuna che ho, grazie ai miei genitori, di non avere capelli bianchi. Io non li ho, come ti ho detto, ti posso invitare qui a casa mia, andiamo insieme da un parrucchiere. Ti offro tutto quello che vuoi, ma ti assicuro, ti giuro sulla cosa più importante della mia vita, che io non ho capelli bianchi. Questa grande fortuna. Ne ho uno, due, tre che escono fuori, però non ho proprio la ricrescita. L'unica cosa di fortunata che ho nei miei 50 anni. Del resto ho tutto e imiterò tutto fino a quando ne avrò voglia. Se poi un giorno avrò voglia di fare qualcosa, io non ce la faccio. L'unica cosa, mi voglio rifare un po' il filler perché mi è andato via tutto e questo labbro è diventato ancora piccolo, perché questo è davvero piccolo rispetto a quello sotto. Questo sì, però adesso vediamo, vediamo col tempo. Adesso abbiamo altre priorità perché anche i filler costano tanto, costano tanto. Vi mando un bacio e se volete ci vedremo al prossimo video. Vi voglio bene, amiche mie, tantissimo.